Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dedicato a questo ipotetico gioco Pokémon su Nintendo Switch ambientato in Italia. Ragazzi, siccome lo scorso video dedicato all'argomento vi è piaciuto davvero molto, ho deciso di proseguire con questo format andando a trattare quest'oggi una tematica molto più scottante riguardo per l'appunto ai due nuovi giochi che potrebbero approdare sulla nuovissima console lanciata da Nintendo. Se nello scorso video abbiamo parlato di leghe e palestre, quest'oggi andremo a parlare della tematica centrale su cui si baserà il gioco stesso, nonché sulla sua trama, ovviamente a grandi linee, senza fare trame da fantascienza, ma provando a essere il più realistici possibili. Ovviamente, siccome quello che vi sto per dire è basato molto anche su mie supposizioni e su miei desideri, vi invito nei commenti già da subito a scrivere come vorreste il prossimo gioco, la tematica principale, magari qualche cosa carina che si potrebbe vedere, dato che nello scorso video abbiamo avuto delle idee molto interessanti, come quella di un ragazzo che ha pensato bene di creare una sorta di giro delle palestre che potrebbe essere personalizzato, per l'appunto potendo scegliere più palestre all'interno di tutto il gioco, sfidandone 8 tra magari una ventina di possibili. Idea molto interessante, ma che ovviamente non è stata trattata nel video perché le teorie sono realistiche, per quanto l'idea fosse molto carina. Vedrai sicuramente anche il tuo commento qua perché mi è piaciuto davvero tanto. Detto tutto ciò, nello scorso video per l'appunto avevo anche lasciato dei buchi abbastanza interessanti proprio per alimentare un po' di hype, per alimentare un po' di discussioni che purtroppo si sono risolte in... Perché non metti la Sardegna e la Sicilia? Quando ho chiaramente detto che ci sarebbe stato un video in cui avrei parlato di questa mia scelta, ma questi sono altri discorsi ovviamente. Iniziamo però adesso con il nostro video, la tematica centrale di questi titoli. Iniziamo col fare una piccola premessa. I giochi Pokémon hanno sempre una tematica loro specifica, soprattutto quelli più recenti, direi dalla quarta generazione in poi, anche se già la terza mostra qualche spiraglio. Ovviamente queste tematiche tendono sempre a essere più interessanti, più coinvolgenti e più mature, fra tante virgolette. Abbiamo la quinta gen che parla di verità ideali, abbiamo la sesta che parla di vita con Xerneas, di morte con i Veltal, e di Zygarde che rappresenta la terra, sulla quale entrambe le cose si susseguono in maniera pressoché equilibrata. Sarà proprio anche questo concetto di equilibrio che andremo a trattare quest'oggi. Iniziamo col dire che sul leak legato a Italia e Spagna c'era un'informazione molto interessante, ossia quella che dava come tematica principale quella di tradizione ed innovazione. Ora, prima di tutto, ritengo che il leaker sia veramente un leaker intelligente, perché è dato a prendere due tematiche profondamente verosimili sia per Italia sia per Spagna, quindi probabilmente non solo è un leaker europeo, ma anche abbastanza studiato. Cosa sappiamo però dei leak in particolare? Sappiamo che non tutte le informazioni che contengono sono informazioni veritiere, perché c'è bisogno di qualche distraente, in modo o distrattore, se vogliamo utilizzare termini italiani, che per l'appunto possa distrarre le persone dalle informazioni vere e magari dare meno nell'occhio. E secondo me questa informazione è una di quelle, non sarà quella la tematica, vi spiego anche il mio punto di vista. La tematica di tradizione e innovazione è stata già toccata in maniera abbastanza significativa in quinta gen. Pensate a Boreduopoli e alla Città Nera, che erano contrastate da una Boreduopoli molto più, diciamo, rurale, molto più dedita all'antichità, e dalla Foresta Bianca, che era letteralmente una foresta. Quindi il concetto di innovazione contro tradizione è già stato in un certo senso trattato, e forse sarebbe ora che si trattasse un argomento totalmente diverso. Ripeto, il leaker secondo me è molto intelligente, ha fatto un leak davvero fatto con i controcazzi, perché si è andato verosimilmente a studiare la storia d'Italia e Spagna per andare a prendere una tematica che sicuramente sarebbe potuta calzare a pennello in entrambi i paesi, ma secondo me questo è un distraente. Noi sappiamo che l'informazione ovviamente che noi prendiamo vera su Italia e Spagna è quella che è, perché noi la prendiamo vera siccome stiamo mettendo questa condizione di esistenza, e poi sappiamo quasi per certo dalle distribuzioni su Ultrasole e Ultraluna che i giochi usciranno effettivamente a fine del 2018, nonché oppure ad inizio del 2019, quindi qualche notizia falsa ci deve essere.
essere. E io prendo di mira questa. Di che cosa invece secondo me tratterà questi giochi? Tratterà una tematica molto vicina all'Italia in particolare. E sto parlando di unione e divisione. Unione e divisione, ragazzi, che cosa c'entrano con l'Italia? Beh, voi sapete che l'Italia è un paese da sempre disunito, un paese che ha raggiunto l'unità nel 1861, pensate un po', la Spagna, quando l'unità d'Italia è stata fatta, era unita da circa 350-400 anni, quindi potete immaginare quanto tardi siamo arrivati noi italiani. Questa, ragazzi, potrebbe essere la tematica dei giochi. E ragazzi, vi spiego una cosa molto interessante e che ho pensato. Molti di voi nello scorso video mi hanno detto: ma perché le isole no? Ma perché la palestra di acqua non in Sardegna, non in Sicilia, scusatemi? Ma perché la palestra di fuoco non sull'Etna? Ebbene, secondo me il fulcro finale, il fulcro proprio decisivo della trama, si svolgerà praticamente sullo stretto di Messina. Stretto di Messina che ospita due creature molto mitologiche, Scilla e Cariddi, che non sono due Pokémon presi a caso, perché Scilla, dalla mitologia greca, è colei che distrugge, mentre Cariddi è colei che assorbe. Ora non mi ricordo se la citazione è proprio questa, ma il significato è questo. Forse era dilania e non distrugge, ma dettagli. Proprio questi due Pokémon, distruggere e assorbire, dividere e unire, sono due concetti che calzano a pennello insieme a queste due creature che secondo me, e questo penso l'abbiate capito, rappresenteranno i due leggendari di copertina dei titoli, Scilla e Cariddi, divisione e unione. Probabilmente il team malvagio cercherà di utilizzare questi due Pokémon da un lato per unire la regione sotto il suo controllo, dall'altro per dividerla totalmente secondo brame di potere che ancora non mi sono molto conosciute. Un altro punto che mi avete criticato nello scorso video è il fatto che io abbia messo troppe palestre al nord. C'è un motivo ben preciso per il quale l'ho fatto. Innanzitutto, semplicemente conosco meglio il nord, essendo del nord, e quindi per me e per le mie conoscenze aveva più senso, ma anche una questione logistica. Se infatti il fulcro dell'azione si terrà sullo stretto di Messina, è anche logico pensare che più incontri col team malvagio avverranno nelle zone del sud piuttosto che in quelle del nord, mentre invece al nord potrebbero esserci, diciamo, degli accenni o comunque una trama molto più pacifica per poi arrivare al sud. Per chi me lo stesse chiedendo, no, non sto dicendo questo per il fattore mafia e robe del genere, non sono così ingenuo da pensare che la mafia non sia in Italia, né tantomeno al nord, né tantomeno al sud, né tantomeno al centro. È ovunque, facciamocene una ragione. E Game Freak non andrà mai a trattare una tematica così moderna in maniera così spudorata. Quindi questo sicuramente è da escludere. Il fattore del team malvagio più visibile al sud è puramente logistico, in linea con lo sviluppo della trama, nonché col percorso del personaggio, che secondo me ha senso far partire dal nord. Proprio anche per questa tematica di unione e divisione, no? L'unione è partita dal regno delle due Sicilie, quindi è partita dai Savoia, quindi dal nord. Avrebbe senso nel complesso. Le isole piuttosto le terrei come una sorta di episodio Delta, un post lega sicuramente ben sviluppato, perché Sardegna e Sicilia sono due ottime regioni per creare qualcosa di interessante, piene di storia, piene di mitologia, la Sicilia in particolare. E quindi, siccome la tendenza di Pokémon ultimamente è sempre quella di mettere episodi Delta ovunque, o comunque post lega interessanti, a parte vabbè Sole e Luna che erano il preambolo di Ultrasole e Ultraluna, ma questi sono altri discorsi, terrei per l'appunto Sicilia e Sardegna per un post lega decisamente intricato, magari delle scorie del team malvagio o cose di questo tipo, insomma niente decisivamente complicato ma comunque godibile per dare una sorta di dignità alle regioni stesse. Prima di concludere con questo video, avendo trattato più o meno di tutte le tematiche di cui volevo parlare, quindi il significato e la trama su cui si baserà per l'appunto il gioco, nonché ragazzi la tematica principale, volevo lasciarvi con una piccola chicca. Voi ragazzi sapete che Pokémon ha sempre lasciato nei giochi precedenti indizi molto celati e molto velati che andavano a suggerire la tematica o comunque alcune cose particolari che avrebbero influenzato il gioco successivo. Vi faccio un piccolo esempio: in Pokémon X e Pokémon Y era presente un orologio solare nella città di, non mi ricordo il nome, lo troverete scritto in annotazione. Sta di fatto che avevo parlato anche tempo fa, prima ancora che uscissero Pokémon Sole e Pokémon Luna, di questa particolare analogia.
Ora, se ci pensiamo un attimo, la regione di Alola è una regione straparticolare, perché ragazzi, è una regione divisa, è una regione che non ha un'unità, sono tante isole staccate, non c'è quasi comunicazione tra di loro. Quasi difficilmente, molto difficilmente sentite a Mele Mele parlare di pony. Ci avete fatto caso? A Mele Mele nessuno quasi vi parla di pony. Si sa che ci sono queste quattro isole, ma sembrano quasi sconnesse tra di loro, non sembra quasi abbiano un'unità effettiva. D'altro canto, Necrozma si unisce o non si unisce ai due leggendari? Certo che si unisce. E quindi questa sorta di dualismo della regione, una regione divisa nella quale la trama finale culmina con un'unione. È qualcosa di particolare, è un paradosso, e potrebbe per l'appunto esprimere questo contrasto che ci sarà nell'ottava generazione. Questa ovviamente è una supposizione campata per aria, fatta basata sul fatto più che altro che ad esempio in X e Y si parlava di Sole e di Luna, c'erano delle palestre legate al sistema solare, quindi insomma qualcosa si è intravisto. Potremmo intravedere una sorta di unione e divisione anche nella regione di Alola, secondo me. Per questo ho pensato che questa tematica si addicesse molto, fidandomi sulla buona fede dell'Iker, fidandomi sulla sua intelligenza, fidandomi su tante cose. Questa frase non era italiana. Sta di fatto insomma che questa è la mia idea: una regione, una trama basata su unione e divisione, e un terzo titolo che rappresenterà il bilancio, o meglio l'equilibrio tra di loro, una sorta di equilibrio che verrà espresso da una figura molto particolare, ragazzi, una figura che storicamente ha portato l'equilibrio più o meno ovunque all'interno della penisola italica, nonché fuori da essa. Sto parlando della Lupa di Roma. Lupa di Roma che rappresenta l'equilibrio che l'impero ha portato in Europa, un equilibrio che forse solo negli ultimi anni si è ristabilito e che, ragazzi, potrebbe per l'appunto rappresentare una sorta di mediatore tra la divisione e tra l'unione. Una cosa veramente fantastica per creare un trio che, come Solgaleo, Lunala e Necrozma, non è legato da un punto di vista mitologico effettivo, ma funziona. Necrozma, se ci pensate, non ha moltissimi collegamenti con Solgaleo e Lunala di base. Stiamo parlando di Sole, Luna e Luce. Qui stiamo parlando di Scilla, che è della mitologia greca, Cariddi, che è della mitologia greca, e la lupa, che è la mitologia romana, ma neanche tanto, è semplicemente il simbolo di Roma. E quindi, ragazzi, questo trio, secondo me, in linea col pensiero che Game Freak sta sviluppando, potrebbe essere efficace. Pokémon Unione, Pokémon Divisione e Pokémon Equilibrio. Questi sarebbero i tre titoli, ovviamente con dei nomi diversi che ancora non riesco bene a decifrare, ma che, se verranno a me delle idee interessanti, non avrò problemi a divulgarvi. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero anche, ragazzi, che abbiate, diciamo, fatto dei bei viaggioni. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, in particolare da Instagram, e premete la campanella. Vi invito, ragazzi, a scrivere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, varie idee, facciamo una bella discussione molto figa. E niente, detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.